un'altra sorpresa per voi e prima di tutto vorrei vedere questo straordinario video che ci fa capire chi ci verrà a trovare fra poco. Ecco a voi Maurizia Cacciatori. Ciao Maurizia, grazie di essere venuta. Cioè, è un'emozione stare vicino ad una campionessa. Maurizia è una vera campionessa e molti di voi, chissà, avranno sognato di essere come Maurizia. E adesso io ti do questo microfono perché una domanda vorrei fartela. Noi stiamo parlando di vista, siamo partiti dall'occhio, siamo arrivati al cervello, è arrivato un prestigiatore, ci ha fatto vedere come l'occhio e il cervello ingannano, ma nella tua situazione penso che occhio e cervello devono andare veramente d'accordo e tra l'altro per lavorare e giocare a quei livelli lì devi per forza usarli in una maniera migliore. Ci puoi dire che cosa ne pensi della vista nello sport? Buongiorno a tutti, come sapete io sono una pallavolista e ho vinto tantissimo nella mia carriera ed è stato importantissimo per me l'occhio, vedere, controllare, essere molto attenta. Perché? Perché il mio ruolo è quello della regista e cioè quella che passa la palla alle proprie compagne. Perché ogni palla passava da me, io dovevo essere veloce a capire primo cosa faceva il mio avversario, secondo, se erano pronte le mie compagne e terzo, decidere a chi passare la palla. Non sempre era facile, ma era un allenamento e per me era importantissimo controllare tutto. Entravo in questo palazzetto gremito di gente, gremito di pubblico. Quindi eri distratta dal pubblico, la gente ti guardava? Ero comunque presa anche da tanti altri fattori, ma dovevo essere attenta, controllare, guardare. E ho un aneddoto molto carino, molto particolare. Nella mia squadra c'era una giocatrice che si chiama Antonina Zetova, fortissima, e è bulgara e ancora gioca. E lei era davvero la giocatrice che risolveva tutti i momenti importanti. E allora io cosa avevo notato, cosa avevo visto? Che lei, quando era un po' nervosa, quando aveva un po' di paura, prima di attaccare, prima di schiacciare, muoveva le mani così. Allora io avevo capito che se gli davo la palla, quando lei muoveva le mani così, che era così veloce, così, non sempre faceva punto. E allora ho detto, devo essere brava a capire quando ho la palla in mano e a vedere velocemente se lei è tranquilla o se lei muove le mani. Quindi non era proprio semplicissima, le prime volte gliela davo uguale. Poi dopo, a suono di allenamento, di visione, sono riuscita davvero a capire quando era il momento giusto per dargli le palle. Quindi, con l'occhio così, quando muoveva le mani, la passavo a un'altra compagna. Quando era un pochino più rilassata, gliela dava a lei e si facevano i punti. Vuol dire che Maurizia usava molto bene il campo visivo, perché noi non vediamo solamente dritto davanti, ma vediamo anche con la coda dell'occhio. E per un professionista a questo livello è importante avere un campo visivo ampio. Ma ti è mai successo qualcosa nell'occhio? Perché sai, io faccio l'oculista, quindi mi interesserebbe sapere come hai risolto i tuoi problemi all'occhio. Dunque, diciamo che in un torneo in Belgio, con la nazionale juniores, perché io sono andata in nazionale, ero molto giovane, quindi ho fatto parte del gruppo delle juniores della nazionale italiana di pallavolo, durante una partita mi è arrivata una schiacciata forte in un occhio. E quindi è successo questo, che io ho iniziato a vedere un pallino nero, anzi già che ci sono, se magari mi puoi spiegare che cosa significa, ecco, questo. Ti dico che cos'è il pallino nero. Dentro l'occhio noi non abbiamo solamente la retina, abbiamo un gel, un liquido che è molto simile all'albume dell'uovo, al bianco dell'uovo. Quando c'è uno scuotimento, quando c'è un trauma, questo vitreo si muove e si stacca un po', e quando si stacca fa muovere delle piccole ragnatele, delle mosche volanti. Per fortuna non è quasi mai una cosa importante, però in questo caso ha segnalato per te che avevi avuto un trauma. Bravissima Maurizia, è stato un grande piacere averti con noi, anche perché lei è impegnatissima, molto più impegnata di noi, ed ha voluto dedicarci un po' di tempo oggi.
Grazie Maurizia. Grazie a voi. Bacio, ciao. Facciamole un grande applauso.